tu puoi stare in studio 12 ore. Puoi sentire il brano mentre lo costruisci, lo stesso basso per 12 ore e magari ci metti sopra una voce e per 12 ore tu sei convinto che sia intonato. Poi te ne vai a dormire, ritorni dopo 2 giorni in studio, apri il progetto e dici: sta roba è stonata. E tu dici: ma non è possibile che sono stonata, sono stato tutto il giorno, sono stato 12 ore attaccato, com'è possibile? Esiste un programma che adesso non mi viene, forse Alfred lo saprà o Mata Johnson sicuramente lo sapranno, esiste un programma che ti dà già la scala di intonazione, in poche parole. Lui ti fa la comparazione, ti dice: guarda che deve suonare qui, ok? Io faccio tutto a orecchio, Sì. quindi le intonazioni, come in questo caso, io cosa ho fatto? Ho preso il mio basso, questo, ok, ho preso il basso e Fai delle prove finché non trovi no, quello che io da sentire. praticamente ho preso l'atmosfera, l'ho messo un pitch shift e tirandolo giù mi sono reso Sentiamo come conto. suonava prima del PC. Allora, prima suonava così. Senti che è completamente fuori, no? Poi ovviamente le atmosfere vanno, vedi dove è messa? Che l'atmosfera deve stare proprio sotto, non può Sì. stare sopra, deve solo sporcare. Comunque, questa era l'atmosfera. Ovviamente, come tu senti, è completamente fuori. Intonando la meno 3, adesso è intonata. E ovviamente, come dicevo prima, questa deve stare qua sotto, così, deve solo sporcare. Poi, come dicevo, ho usato dei crash, i famosi rolls, le rullate, quelle di snare. Anche in questo caso io ne ho, uso quasi sempre lo stesso, nel senso. E in questo caso adesso per esempio andava bene perché era intonata. Normalmente mi intono questo e uso questo perché non è fastidioso, riempie bene e non dà troppo fastidio. In molti dischi, usando sempre questo, intono il suono, cioè lo snare, questo snare, questa Rolls praticamente la intono agli strumenti che sto utilizzando. Quindi, noise abbiamo sentito, andiamo a sentire che cosa abbiamo qui. Abbiamo i Crash FX. Ok, anche questa, tutta roba che appunto rimbalza, serve sempre per dare profondità. Dunque, vediamo un po' che cosa abbiamo usato. Noise. Mi piacciono molto le cose che ritornano indietro, no? Tipo i reverse, diciamo. Questo è un bel reverse, mi è piaciuto, infatti l'ho usato abbastanza, diciamo. Di solito lo uso una o due volte. In questo caso l'ho usato due, tre, quattro, cinque. Reverse con la L'ho coda. usato, dai. Sì, L'ho usato. Poi, un'altra cosa importante, se voi andate a vedere, allora, i famosi buchi di lancio, no? Funzionano, secondo me funzionano parecchio. tanto, 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 tanto. Esatto, io li utilizzo anche nelle voci, lo utilizzo per evidenziare una parte di voce, come adesso in questo caso andiamo a vedere, vediamo un po', togliamo tutto. In questo caso io ho usato il reverse, qua dovrebbe essere invece la voce. Reverse anche qua. Vediamo un attimino. Ok, in questo caso ho voluto evidenziare, diciamo, la chiusura del vocale. Di solito io le faccio in questa maniera, lascio sempre, diciamo, Il vuoto. il vuoto con la voce e poi riparte sempre ovviamente legata con un crash, con un effetto, comunque con
con un noise. Cosa ho fatto ancora qui? Ah, vediamo un po'. Io ho usato ancora degli stub, in questo caso gli stub. Ok. Questo sempre per riempire e per dare diversità al brano. Cerco sempre di mettere degli elementi che diano, ovviamente sempre ritmici. Come senti, questo stab è molto ritmico. Cioè, sembra un synth, in realtà dà proprio il senso di riempimento, no? E come vedi, da quando abbiamo iniziato, diciamo, il webinar, continuo a dire che quello che serve è riempire tutti gli spazi e cercare di non andare uno sopra l'altro, ecco, perché uno dà fastidio all'altro. Non è semplice, devi, secondo me, costruirtelo. Questo lo fai comunque con l'esperienza, man mano che fai i dischi te ne rendi conto, certo, che migliori. Cioè, comunque l'obiettivo di un produttore deve migliorarsi ogni giorno di più. Certo. Tanto comunque c'è sempre da imparare. Tutti i giorni comunque non credo che nessuno di noi sia arrivato a conoscere tutto completamente alla perfezione.